Quale storiella emotivamente pseudodistruggente devo raccontare oggi? No, non fatemi parlare di calcio che mi viene la depressione. Come dite? Musica di tendenza? Iniziamo. Anno 2018. Il paese a forma di stivale se la passa male come non mai. Niente mondiali, niente governo, niente pensioni, niente reddito di cittadinanza. Ma c'è Ian Signorino. Proprio lui, come direbbe quello della sciabolata morbida. Ma questa è un'altra imitazione. Non facciamo un mucchio selvaggio. A marzo la storica rivista Rolling Stone pubblica un articolo che sconvolge l'opinione pubblica musicale. C'è un tale che dice di essere figlio di Satana e si proclama il Marilyn Manson italiano. Già, perché noi in Italia avevamo bisogno di un Marilyn Manson. Chissà perché poi nessuno si autoproclama il Gigi D'Alessio americano, ma questa è un'altra mortificante storia. In quel momento il paese aveva appena affidato il proprio destino a Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Rocco Casalino e Tony Uobi. Ma la domanda che affligge da vicino gli italiani è una: chi cazzo è Young Signorino? Si dichiara figlio di Satana, sicuramente figlio di buona donna. Alcuni pensano sia figlio di Alfonso Signorini, ma il suo vero nome è Paolo Caputo da Cesena, tanto per dimostrare empiricamente la sua totale assenza di credibilità. Young non ha all'attivo un album, Young non si è presentato al suo primo concerto, Young ha già rotto le palle ancora prima di cominciare. Un po' come Lautaro Martinez dell'Inter, solo con meno cresta e più tatuaggi vomitevoli. Signorino si è definito MILF della trap, cosa che ha fatto andare su tutte le furie Giovanni Trapattoni, che ha fatto una ricerca su Pornhub e ha scoperto il significato della parola MILF e ha pensato fosse un insulto alla sua consorte. Il trap ha dichiarato che Signorino è più strunz di strunz. Probabilmente ha ragione, ma questa è un'altra fischiettante storia. Signorino guadagna la ribalta dell'opinione pubblica proprio mentre al cinema danno i film di Sorrentino e a tessere le trame della politica c'è Rocco Casalino. Coincidenze? Io non credo. Ah, questa magari la dico quando mi fate mettere quell'assurda maschera e mi fate recitare ad Adam Cadmo. Dici che capisco? Ma no, dai, buona la prima. Va bene così, tanto è gente che sui social segue Young Signorino.